Guardi, i malati ce ne sono sempre stati e poiché ci sono state 12 votazioni di Presidente della Repubblica, ci sono state delle assenze. Se lei va a vedere i verbali delle precedenti sedute, noterà che vi è stata un'oscillazione di assenti per ragioni di malattia tra 9 e 32. Quindi non ci si deve meravigliare se nei giorni o nel giorno della votazione vi sono dei malati. Facciamo tutto il possibile in modo da assicurare quello che giustamente diceva poc'anzi il sindaco Nardella, dare a tutti la possibilità di esprimere il proprio voto, anche perché questo è un diritto, ma è anche un dovere. E Però quindi consentiamo alle mi ha persone. detto che nelle votazioni precedenti l'oscillazione era tra 9 e 32, considerato che adesso siamo ad oggi, ad una ventina di onorevoli di deputati positivi e una decina, meno di una decina, senatori positivi, saremmo entro dei numeri che abbiamo già visto, perché viceversa si crea un Esatto. precedente, no? Esatto, ma siamo nell'ambito, come lei ha detto giustamente, nell'ambito di un precedente che c'è già stato, insomma, no, cioè non ci preoccupiamo troppo di questo. Naturalmente, se i numeri fossero più alti, bisogna provvedere, ma con un po' di senso, di buon senso, si può consentire ad una persona, per esempio, che sia positivo ma asintomatico, con tutte le cautele del caso, di muoversi in un ambito nel quale non fa correre dei rischi ad altre persone. Però io mi chiedo, professore, se ad un certo punto noi dovessimo accogliere la richiesta di far votare le persone positive, sintomatiche, asintomatiche, quelli che sono in quarantena e che dovrebbero stare a casa, insomma, i positivi o quelli che sono in quarantena, se rendiamo possibile questo, poi in realtà costruiamo un precedente. Quindi fra 7 anni si va a votare, io sono malato e chiedo di votare in ogni caso. Certo, ma mi sembra anche giusto. Appunto, quindi Dobbiamo se consentire decidiamo quanto più questo, poi possibile alle diventa un persone di precedente. esprimersi. Ok, Quindi. Alessio? C'è un tema su come debba essere affrontata e gestita dal punto di vista pratico, anche perché faccio vedere l'apertura dei siti, ora siamo su Corriere.it. Il centrodestra ha molto caldeggiato la possibilità di far votare i deputati, i grandi elettori positivi e anche quelli che sono in quarantena magari con sintomi. Il Quirinale, il voto dei positivi, fonti del governo, serve un protocollo, ma nessuna richiesta è stata avanzata dalla Camera dei Deputati. Non sarebbe arrivata alcuna richiesta per partecipare alle votazioni del Presidente della Repubblica, né per i positivi né per le quarantene. Cioè, sono un po' di giorni che parliamo di questo, ma nessuno ha formalizzato la richiesta, perché la risposta, professore, arriva a partire dalla richiesta. Mi aiuta a decrittare l'agenzia che leggeva Alessio? Arrivo a partire dalla richiesta, però forse il Presidente della Camera ha gli strumenti per poter accertare chi in questo momento è positivo, tenendo presente che poi tra qui e l'inizio delle votazioni c'è ancora qualche giorno. Quindi forse trattandosi di 30 persone si può fare una telefonata un giorno sì, un giorno no a queste persone, no? Cioè, lei dice se ne viene a capo agevolmente, non è una cosa complicatissima. Non mi sembra un problema, francamente. Abbiamo dei problemi molto più seri nel nostro paese.